L'acqua di questa mattina hanno colpito un territorio già estremamente fragile, per cui abbiamo smottamenti in pratica su tutto il territorio comunale. È chiusa la carreggiata sud dell'autostrada A26 perché è interessata da uno smottamento, è chiusa la ferrovia, è chiusa la strada del provinciale del Turchino 456 tra Campero e Siglione perché c'è anche lì una grossa frana, e abbiamo poi frane su tutto il territorio del comune. Qui dietro c'è una frana su alta che sta scaricando acqua che si riversa poi nel centro storico. Franato il monte, è venuta giù l'acqua, tutta qua si è unita tutta qua, è venuto giù una mare di fango. Il portone, ci sono due gradini, è riuscito a rimanere lì sotto perché l'ostura per fortuna non è esondata. Una nuova andata di paura? Di nuovo, direi di sì. Rossiglione sicuramente è il più colpito perché ha picchiato molto molto più duro a Rossiglione che a Campo e Mosone questa mattina. Si rimbocca le maniche e si ricomincia? Bisogna ricominciare, certo.